Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Parliamo del Movimento 5 Stelle che perde i pezzi e della domanda che si pongono diversi quotidiani e che è l'apertura, per esempio, del Fatto Quotidiano. Avrà adesso Renzi 3 maggioranze anziché soltanto la doppia? Di questo parliamo, e parliamo naturalmente anche di Renzi, dei suoi primi passi, del primo bagno di folla da Presidente del Consiglio ieri a Treviso. Con i nostri ospiti di oggi, ve li presento subito e sono Fabio Martini, buongiorno, della Stampa, buongiorno, poi c'è Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico, buongiorno, che è agli onori della cronaca non solo perché appunto è molto così attivo e interessato a quello che sta succedendo al Movimento 5 Stelle, ma anche perché Grillo lo ha iscritto nel suo blog non come giornalista del giorno ma come ex giornalista del giorno. Dove l'ex però è solo per giornalista, non del giorno, se non no, si capisce è per niente. Dire che non mi merito neanche la qualifica di giornalista, ecco. Allora, poi c'è Osvaldo Napoli che è di Forza Italia, buongiorno, come tutti conoscono, e poi c'è Mario Adinolfi che abbiamo, buongiorno, strappato alla sua stessa trasmissione radiofonica su Radio Yes, che ha rinunciato per oggi, però è sostituito, e che si chiama supplenti. Citofonare Adinolfi, ma Adinolfi oggi è qui. Poi in collegamento da Milano vedo Alessandra Ghisleri, che quindi ci aiuterà con i suoi sondaggi a leggere, buongiorno, anche da questo punto di vista questa fase così complicata e concitata. E accanto a lei c'è Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, bentornato Daniele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo subito dai 5 Stelle, dalla giornata di ieri che è stata veramente molto complessa anche dal punto di vista di Grillo, perché, allora, lo richiamiamo rapidamente, ma lo avete sentito, telegiornali, 4 senatori sono stati espulsi per aver criticato l'atteggiamento di Grillo durante lo streaming proprio con Renzi, che abbiamo mostrato anche noi in diretta nei giorni scorsi, e però altri, a sorpresa, questo ha aperto a un malumore, a un vero e proprio psicodramma. Ieri c'è stata un'assemblea con pianti, lacrime e urla, e quindi ci sarebbero forse una decina, 9, senz'altro 9, più un deputato sicuro alla Camera, quindi non fa gruppo naturalmente, e forse anche altri. Allora, Corradino Mineo, che hai anche assistito, immagino, a queste... No, ma noi discutevamo insieme con questi senatori del 5 Stelle, ma io credo che quello che sia successo in questi giorni, che sia avuto poi questa esplosione ieri, sia intanto una grande questione democratica, perché non è un problema dei 5 Stelle, è un problema della democrazia italiana, se i 5 Stelle sono un movimento di protesta radicale, che però pone questa protesta al servizio del Paese, con le sue idee, o se i 5 Stelle diventano una setta di preti di Grillo contro i vampiri, tutti gli altri sono vampiri, se diventano un'altra cosa. E, è una questione politica, perché nel voto che ha espulso i 4 senatori, il 30%, più del 30% del voto online era per la non espulsione. Questo perché questi senatori non è che si sono messi a parlare, a straparlare, o hanno detto semplicemente una cosa che è assolutamente giusta anche per i 5 Stelle. Grillo è stato invitato dalla rete ad andare alle consultazioni. Invece, come tutti sapete, ci è andato per finta, ci è andato per fare una sceneggiata che si commenta da sé, e per irridere tutti, prima di tutti quelli che gli hanno chiesto di andare. Allora i 4 hanno detto: scusa, ma tu dovevi andare a portare le nostre proposte e non lo hai fatto. Non l'avessero mai detto, li espellono, anche con metodi assolutamente poco probabili. Quindi quello che sta succedendo là dentro non è piccolo, è la terza grande novità della legislatura. Prima sono crollate le larghe intese, in secondo luogo si è aperta una rottura nella destra dopo la condanna di Silvio Berlusconi, in terzo luogo il Movimento 5 Stelle si interroga: ma noi che cosa siamo? Una setta o un movimento che vuole contare? Ma era una cosa, chiedo scusa se mi intrometto, ma tutto questo che sta avvenendo nei 5 Stelle, per chi come noi almeno segue la politica, ma era già bibbia ancora prima di iniziare. Quando diventano parlamentari, deputati, persone che con 50 Twitter diventano parlamentari, diventano senatori, ma quale possibilità c'è di mantenere un gruppo politico e parlamentare come c'è stato?
Io personalmente, io non so di quelli che dico io l'ho detto, ma dal primo giorno ero convinto che succedesse sì, questo. Sì, però è anche vero che questo conteggio dei dissidenti invece finora era stato poco fruttuoso. No, il conteggio dei dissidenti e quanti giornali di oggi scrivono... Quanti speravano nel conteggio? Si potrebbe dire che gli altri parlamentari sono nominati dai segretari di partito, no? Quindi beh, non è però, che sono solo... No, attenzione, però nominati dai segretari di partito, nominati, ma in tutti nominati. I casi, nominati. Con tutto il rispetto, una collocazione politica diversa. Adesso io posso anche essere d'accordo, io sono un uomo di preferenza sotto un certo aspetto, sul mio territorio ci faccio ancora il sindaco in un piccolo comune, ci vivo, quindi mi apre una porta aperta completa, però detto questo c'è una fondamentale differenza fra come sono diventati i parlamentari 5 Stelle e come sono diventati i parlamentari il resto. Detto questo io reputo che quanto è avvenuto, ripeto, era già Bibbia ancora prima di iniziare, che quindi la situazione del 5 Stelle prima o poi si dovesse rompere, per quanto mi riguarda stava scritto. Il problema reale secondo me adesso è un altro. Qualcuno dà le dimissioni da senatore, quello che è, che poi verranno respinte, questo è ovvio, quindi e mi pare che sia un gioco anche questo, sono entrati nel meccanismo del parlamentare, quindi sanno qual è l'iter burocratico. Sì, questo dobbiamo dirlo ai telespettatori, che magari non tutti se lo ricordano, che le dimissioni non sono un fatto automatico, le dimissioni i senatori come i deputati le danno, ma poi ci deve essere un voto dell'Aula, e quindi se l'Aula poi, e in questo caso tutto fa pensare che le cose dovrebbero andare così, le respinge, loro rimangono senatori. Mentre io invece credo che l'interrogativo che qualche quotidiano oggi si fa, dici il futuro, quindi tre maggioranze, questi dove vanno? Vanno con Civati, vanno col centro-sinistra, vanno, questo è un interrogativo certamente che si pone. Di tipo politico, ed è quello poi tenendo altresì presente che se dovessimo poi avere eventualmente una maggioranza con dei fuoriusciti oltretutto dal 5 Stelle, beh, io credo che dovesse avvenire questo sul piano politico, alcuni interrogativi di più di quello che avviene oggi, il nuovo centrodestra che non in un governo, giustamente come ha detto qualcuno, che non era più di larghe intese, che invece sono organici ad un governo di centrosinistra, gli interrogativi politici bisogna darseli. Cioè, queste se le dovrebbe porre innanzitutto Alfano, dice, se ci fosse un gruppo che dà i numeri. Io uso il condizionale, se avviene. Allora, però, certamente. Questo è proprio l'oggetto della nostra discussione, ci entriamo subito. Facciamo prima un giro di commenti proprio sul Movimento 5 Stelle. Mario Dinolfi. Ma io credo che... Intanto se è significativo davvero, poi, cioè se questo, quello che succede in Parlamento significa un problema per Grillo... È proprio quello che volevo dire, io non credo sia significativo. Io credo che il voto al 5 Stelle sia fondamentalmente il voto di Piazza San Giovanni, la piazza che gridava tutti a casa, e che Grillo, quando va a fare quelle consultazioni con Renzi con quel tono, non perde consenso, anzi forse ne aggrega di nuovo. Al di là della valutazione se faccia bene o male, io questa cosa non la inserisco nella discussione, forse qualcuno sa che io sono amico di Matteo Renzi e lo sostengo, ma dal punto di vista di Grillo l'operazione di focalizzarsi come perno dell'antisistema sostanzialmente è un'operazione fruttuosa, e non è sciocco politicamente, credo, alla vigilia di elezioni difficili per il 5 Stelle cercare di assumere un profilo molto coeso. Dicendo noi siamo questo, noi siamo quelli che non trattano mezza virgola con il sistema. Io credo che da questo punto di vista, in termini di consenso, Grillo abbia ragione fondamentalmente. In termini di prospettiva del 5 Stelle è logico, voglio dirlo di più, in termini democratici è corretto. Io non, oggi i peana dei giornali che dicono Grillo è antidemocratico. In termini democratici, il mandato al 5 Stelle è un mandato alla linea di Grillo-Casaleggio, non è un mandato ad Orellana. Se Orellana, Battista e gli altri due si candidano alle elezioni europee, prendono lo 0,0. Lo 0,0. Allora, questo deve essere chiaro. Quindi anche in termini democratici non si può gridare allo strappo nei confronti, dallo strappo della democrazia, perché c'è stata una votazione in cui un pezzo di 5 Stelle ha detto no, dai, non espelliamoli, pensando che quello sia consenso politico per quell'opzione lì. Non è vero. Il 5 Stelle è un'opzione antisistema, verrà pesata il 25 maggio rispetto a questo, con Renzi che incarnerà l'ultima carta del sistema e Grillo che incarnerà in maniera spietata per certi versi
la carta antisistema. Chi, cioè Grillo chi sarà quello che abbiamo visto nello streaming quel giorno. E non può essere altro. Che volevate da Grillo? Che andava da Renzi e diceva no, adesso mettiamoci a discutere un attimo sulla mia proposta riguardo alla prossima legge di stabilità. Pensavate questo di Grillo? Pensavate che il popolo di Grillo avesse interesse che Grillo andasse lì a fare quel tipo di discussione? Il consenso di Grillo è quello. È un consenso stratificato attorno a quella posizione e fa bene Grillo anche in termini anche democratici a rappresentarlo così. Allora, Fabio Martini, questa diciamo la forma militarizzata così del Movimento 5 Stelle, secondo Adinolfi, si giustifica con il carattere e anche con lo scopo politico del Movimento. Sì, è una lettura provocatoria ma che ha una sua verità. Però non possiamo, come dire, fuggire dalla realtà. È indispensabile ricordare da cosa è partita questa vicenda. Alcuni giorni fa alcuni senatori, 4, quelli che poi sarebbero stati espulsi, hanno confezionato un comunicato nel quale era scritto: esprimiamo perplessità per il modo in cui è stato affrontato il colloquio con Renzi da parte di Grillo. Ecco, è stata, l'espressione era assolutamente innocua. Se questa è stata sufficiente per provocare una espulsione, stiamo parlando di perplessità, una cosa inaudita. Sono stati evocati fascisti a sproposito perché, diciamo, nella Prima Repubblica l'MSI è stato molto comprensivo col dissenso, anche in modo violento. Più magari il primo partito comunista, insomma la vicenda Magnani-Cucchi che ricorda forse questa vicenda, ma comunque adesso al di là dei precedenti storici. Ecco, l'espressione così innocua fa capire che questa volta potrebbe esserci un effetto domino. Questo è l'aspetto più interessante. Non pensi che per caso, mi viene in mente adesso, che questo comportamento di Grillo non sia fatto apposta proprio per creare un caos completo e perché lui rimanga sul pezzo e quindi la visibilità e la comunicazione estremamente forte? Io, Grillo è talmente istrione, è talmente fantasioso. Beh, però torniamo che un po' alla domanda era un po'... Non è che l'ha fatto apposta. È un argomento un po' tipo sì, quello che... Sì, ma tutto quello che vogliamo. Però noi se dobbiamo fare, come dire, un minimo di lettura così senza dietrologie, dobbiamo restare ai fatti. E quindi una perplessità provoca una espulsione. Ognuno nella vita familiare, qualsiasi nucleo familiare, aziendale, c'è un'area di dissenso assolutamente, come dire, comprensibile, ammissibile, e uno che invece non lo è, perché quando uno si pone fuori, poniamo, da un nucleo familiare in modo provocatorio o da un'azienda, a quel punto c'è. Ma si esprime perplessità, non possiamo far finta di nulla. Poi le conseguenze le vedremo. Vedremo, ci aiuterà poi anche Alessandra Ghiseleri. Allora, Bellasio, così poi andiamo su quali possono essere le rilevazioni. Ma io la vedo abbastanza come Mario Adinolfi, devo dire. Ha ragione anche l'onorevole Napoli quando dice che tutto quello che sta accadendo era più o meno Bibbia. Però certo sta accadendo qualcosa di nuovo. Cioè io sono convinto che tutto ciò che sta avvenendo in queste ore nel Movimento 5 Stelle sia dovuto essenzialmente a Matteo Renzi. Ora, paradossalmente però, Matteo Renzi sta riuscendo, attraverso una carambola da giocatore di biliardo fantastica, a fare quello che voleva fare Bersani, il famoso scouting, con i ministri di Enrico Letta, i voti di Angelino Alfano e la stima e l'affetto di Silvio Berlusconi. Insomma, un capolavoro politico dal punto di vista tattico che pochi si sarebbero aspettati fino a poco tempo fa. Dietro questo capolavoro politico c'è però un'analisi strategica di Renzi che io trovo molto corretta, e che è questa: il centro-sinistra può tornare a vincere soltanto se riconquista quella parte minoritaria, marginale ma decisiva di elettori di centro-sinistra che alle scorse elezioni hanno votato per Grillo. Questa è la scommessa strategica di Renzi, cioè riconquistare, anche attraverso alcune promesse che possono apparire un po' demagogiche, alcune proposte chiaramente da antipolitica, da taglio del costo dei partiti, insomma, venendo incontro ad alcune istanze che sono state portate avanti nel corso del tempo dal Movimento 5 Stelle, l'idea di Renzi è riconquistare quella fascia di elettorato marginato che serve al centro-sinistra per vincere. Ed è per questo che Beppe Grillo non voleva andare a fare le consultazioni
in streaming con Matteo Renzi. Tanto è vero che durante le consultazioni Grillo continuava a dire a Renzi: ma tu hai fatto copia e incolla, hai preso parte del mio programma. È proprio questo il punto, cioè qui il nuovo bipolarismo che vedremo molto forte alle europee, compreso anche da Silvio Berlusconi, è proprio questo qui, cioè la sfida ormai, il corpo a corpo politico, è tra la protesta incarnata da un partito, quello di Grillo, che finora sono convinto anch'io in termini di consenso stia perdendo molto poco, perderà tanti parlamentari, ma non è la stessa cosa, non è lo specchio di quanto i consensi, poi appunto ce lo diranno meglio i più esperti, però insomma il corpo a corpo è questo. Finora Renzi ha fatto delle promesse e un gioco politico teso a riconquistare quella fascia di elettorato. Ovviamente poi devono seguire i fatti, se i fatti non seguiranno Grillo continuerà a avere gioco facile a, come dire, attaccare il sistema, il palazzo e a dire che sono tutti uguali. Torniamo subito sulla questione, mi pare cruciale per Renzi, del tempo, però la lasciamo lì, cioè che per fare questo Renzi effettivamente, quando lui dice devo correre, ha ragione, non è il bianconiglio in ritardo, è perché effettivamente ha poco tempo. Allora, visto che le europee tra l'altro arrivano, allora Alessandra Ghisleri, innanzitutto l'ultimissimo dato sul Movimento 5 Stelle e poi cerchiamo di andare dentro il dato. È stato rilevato domenica e lunedì e prevede il 22,7%. E come è già stato detto, quello che accade è come se ci fossero due vite parallele, la vita dentro le camere e la vita invece dei cittadini. E quello che vogliono gli elettori di Grillo è, non dico, cioè scardinare il sistema. La paura che viene generata attraverso quello che accade alle figure istituzionali passa attraverso la gente con un messaggio che Grillo impone in una maniera diversa. Loro prenderanno tutti i soldi, non daranno più i soldi alla cassa per la piccola media impresa e quindi hanno capito, anche loro si sono sporcati perché sono arrivati a Roma, si sono seduti su uno scranno rosso e hanno accolto le agevolazioni. Quindi questo è un messaggio che sarà molto più forte rispetto a quello dei 10 parlamentari che passano dall'altra parte, perché come ricordava Dinolfi, è Grillo che prende i voti ed è il pensiero di Casaleggio quello che ricorda, cioè e traccia il confine del messaggio. Ed è su questo che la gente in rivolta dà, ed è su questo che Renzi dovrà correre, perché il timing è impietuoso, perché non c'è tanto recupero, perché Renzi ha aperto a tutti, perché se pensate all'IRAP l'apertura va verso il centrodestra, perché se gli riesce questo colpo veramente ha davanti a sé un cammino molto lungo. Ecco, questo significa, questo dato che tu ci hai dato, l'ultimo, questo 22,7%, significa che anche lo streaming, quel momento così forte, lo streaming Renzi-Grillo, la modalità che i dissidenti hanno criticato, in realtà non è stato un dissuasore rispetto alle aspettative dell'elettorato di Grillo, nel senso c'è stato un calo dopo quello perché no, c'è stato un aumento, il problema, ecco, quindi quello perché non c'è un tema di spaventare, cioè Grillo non spaventa neanche quando fa così i suoi, perché i parlamentari avevano uno scopo e quindi quello di dare e di offrire le proprie proposte. E invece Grillo evidentemente ha mosso nella sua politica la sua promozione, cioè il fatto di andare, di non parlare, di essere dissidente in prima persona. Renzi ha inseguito Grillo nell'argomentazione, perché scusami dai un minuto, invece avrebbe, cioè a mio parere se lui avesse aperto e bene cosa dici, a quel punto l'avrebbe spiazzato. E in quella direzione il suo elettorato era più contento che triste, evidentemente si spaccava, però il 70% dell'elettorato era più a favore di Grillo, e perché lui, ricordiamoci che lui nella campagna elettorale ha detto: io voglio scardinare il sistema, aprire come scatola di tonno. Però credo, Mineo su questo. Io credo che quello che dicono sia Dinolfi che la Ghisleri può essere vero a bocce ferme. Sì. Grillo congela un elettorato, gli dice: vedete, fanno tutti schifo,
voi avete ragione, ma questo elettorato sa bene che in gran parte non ha ragione. Cioè, ci sono persone che non pagano le tasse, che non danno gli scontrini, che dicono a persone come me che hanno lavorato tutta la vita, ti devi vergognare, rubi i soldi. Se non succede nulla, se non c'è neanche un provvedimento, se la politica è immobile, se non lanciamo una politica diciamo culturale contro questa follia, questa bugia grillina, che io trovo, non si arrabbi Napoli, ma il sogno berlusconiano, diventiamo tutti ricchi, no? L'individualismo, diventato incubo, no? Non ci avete fatto diventare tutti ricchi, siete tutti disgraziati, no? Se non facciamo queste cose è evidente che rimarrà un pezzo importante del nostro, dei nostri concittadini congelati. E quindi è una questione democratica. Non nel senso. Se invece comincia a esserci qualche cosa, beh, insomma, cambia. Io certo. Però sono... un momento soltanto, volevo chiedere a Alessandra Ghisleri, però poi per rinviare la risposta dopo la pubblicità, ci dobbiamo fermare un momento, se però, forse però il numero secco ce lo può dare, se invece dopo lo streaming c'era stato un calo dei sondaggi per Renzi, cioè se da quello streaming... Sì, c'è stata una perdita di quasi un punto percentuale del PD come partito... Viaggiava tra il 29 e il 30, adesso viaggia tra il 28 e il 29. Come fiducia personale ha perso quasi 4-5 punti percentuali, ma la cosa interessante è che la fiducia sulla possibilità di governo, così a scatola chiusa e a bocce ferme, come ha ricordato prima Mineo, è aumentata rispetto al governo Letta. L'ultimo governo Letta registrava una fiducia tra il 22 e il 24%, il futuro governo Renzi ha iniziato da un 30-34%, il che vuol dire che c'è, diciamo, sicuramente c'è una visione cauta, guardinga, ma c'è una fiducia. Si esprime una fiducia. Allora ci fermiamo qui. Più che altro qui. Una speranza. Una speranza, poi vediamo se è l'ultima, se c'è questo clima da ultima speranza, dicevamo anche ieri. Allora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, poi continuiamo a parlare e anche a sentire cosa diranno Morra e Campanella nei nostri contributi. A fra poco. Allora, di nuovo in onda, prima di andare avanti e di passare alla questione che cosa succederà, se questo può costituire la terza maggioranza, questo intendiamo dire il Movimento 5 Stelle, pezzi del Movimento 5 Stelle in Parlamento, se può costituire la base per una terza maggioranza e come cambia la prospettiva politica parlamentare per quanto riguarda Renzi in questi giorni, però vi vorrei far sentire... e anche ai nostri ospiti evidentemente due interviste realizzate da Stefano Ferrante ieri sera alla fine di questa assemblea accesissima del Movimento 5 Stelle al Senato. Una è a Nicola Morra, che è stato anche capogruppo ed è uno degli esponenti, diciamo, di spicco, molto molto fedele a Grillo, e poi l'altra invece a Nicola Campanella, che è uno dei dissidenti espulsi, giusto, grazie a Napoli. Prima Morra. È vero, bravo. L'esplosivo c'è anche questa riunione di questa sera, abbiamo sentito le urla, il clima sarà abbastanza teso, mi è sembrato di capire. Ci può essere che ci siano dei momenti di tensione, perché ascoltarsi non è semplice, soprattutto dopo giornate di nervosismo. Non dimentichiamoci che noi non siamo affatto professionisti della politica, noi siamo persone normalissime che hanno difficoltà a stare nei palazzi che impongono liturgie e riti di un certo tipo, purtuttavia... Noi un anno fa entravamo di fatto nel Parlamento italiano e adesso siamo ancora qua e siamo qua a far paura al sistema, per cui noi semplicemente conserviamo questa convinzione di aver fatto le scelte giuste. Ma queste scelte non pensa che invece possano avere impaurito altre persone che non vi hanno votato alle ultime elezioni, che magari erano disorientate da quello che è avvenuto negli ultimi mesi? Io ricordo delle riflessioni che Dario Fo fece in memoria di quanto gli era capitato con la sua compagnia, e ricordava come fosse necessario appunto attuare delle fermate con delle ripartenze. In queste fermate le strade si dividevano per alcuni. Come è stato chiaro, insomma, c'è stato un dissociarsi di identità, di vedute politiche da parte di alcuni colleghi che hanno maturato nel tempo posizioni, che hanno esternato, che hanno sviluppato.
a mio avviso, non cogliendo quanto il movimento debba essere costruttivo, propositivo. La critica non solo ci può essere, ma soprattutto ci deve essere nella volontà di far crescere l'altro, ma questo c'è quando la critica non è volta a dileggiare l'altro offrendola direttamente ai nostri avversari. Allora, Napoli vedo che voleva dire qualcosa, però mi sembra un Morra più, come dire, attento a questo fenomeno. Mi permette innanzitutto una battuta. Espulso Morra. Il prossimo, sì, mi sì. Permette una battuta così scherzosa, mi pare che da un po' di tempo a questa parte il toscano impera da tutte le parti. L'accento toscano ormai sta prendendo, come dire, territorio a livello nazionale nella politica, nella nostra politica. Ma guardi, io devo dire, mi rivolgo alla Ghisleri, ma mi auguro che di aver ragione io. Io credo che per quanto riguarda la trattativa fatta con Renzi, streaming e il resto, è effettivamente vero, Grillo ha portato a casa un risultato. Io sono però convinto che questo passaggio invece, quella delle espulsioni, il resto, è che quindi una comunicazione, è vero che chi vota Grillo non legge i giornali, questo e quest'altro, legge, però la comunicazione di questa differenziazione, di queste espulsioni, di questo comportamento estremamente rigido da parte di Grillo, io sono convinto che sta arrivando al paese in termini degli elettori e che l'elettore anche di Grillo non lo approva, almeno una parte degli elettori di Grillo non l'approva. E ripeto, è talmente forte questa comunicazione oggi, irrituale rispetto a quanto è già successo in precedenza su Grillo, che io sono convinto che un sondaggio di domani, dopodomani, nei confronti del Movimento 5 Stelle sia in diminuzione. Nel caso mi rivolgo alla Ghisleri, ci sentiamo e ci parliamo, perché è impossibile che non abbia una ripercussione negativa. Aggiungo anche un'altra cosa, la contraddizione detta adesso dal parlamentare 5 Stelle, dice no, la contraddizione, il resto città, così via. Ascoltate, è una contraddizione estremamente forte, perché ascoltando quello che hanno detto questi quattro espulsi, chi per esso, era talmente debole quello che hanno detto che l'hanno usato, è ovvio, per mandare un messaggio agli altri, perché Adinolfi ha ragione. Lei dice è stato un pretesto anche da parte di quelli che volevano. Ma non ci sono dubbi, ma mi permetto, lo dico anch'io per me stesso, ma è come da noi, se non c'è Berlusconi, voglio dire, il traino totale del 90% non c'è per quanto riguarda. Berlusconi allora ha una potenza come dire, di comunicazione, di immagine, di consenso estremamente forte. Io ieri mi trovavo un dibattito con la senatrice Vicari, non entro in meno il resto, dove gli ho detto, ma io voglio vedere chi di voi usciva se non c'era Berlusconi che vi portava qua. Grillo addirittura di più, cioè, ripeto, senatrice Vicari è degli Alfaniani, ma non allora, ci sono dubbi. Io però volevo appunto stare ancora su Morra, su come la mette Morra questa vicenda, Martini, e poi sentire anche invece Campanella che è l'espulso. Ma mi sembra che a questo punto è interessante capire che cosa può accadere, nel senso che oggi il Fatto Quotidiano immaginava una terza maggioranza. A me sembra di poter escludere che gli espulsi vadano a costituire una stampella dell'attuale maggioranza. Mi sembrerebbe molto, molto improbabile. Così come si può escludere una soluzione che ieri sera veniva adombrata in Parlamento, ma come tanti ballon d'essai a volte poi si spengono, però si immaginava che al Senato si potesse costituire un gruppo a metà tra senatori del PD Civati e diciamo espulsi, mentre alla Camera Civati per il momento resterebbe nel Partito Democratico. Mi sembra una soluzione pasticciata che difficilmente riuscirebbe a tenere. Mentre la cosa più possibile, e anche la soluzione più suggestiva, se la secessione, diciamo, assume dimensioni importanti, più importanti di quelle finora, e a quel punto effettivamente dentro il Partito Democratico potrebbe nascere la tentazione di costituire un gruppo, una cosa autonoma. Sarebbe l'ennesima, diciamo, sulle macerie di tanti partiti, anche dai nomi gloriosi che si sono alternati in questi ultimi 20 anni, Rifondazione Comunista, i Verdi, il PDC, la Rivoluzione Civile.
Questa, diciamo, è soltanto una suggestione. Mineo è la persona più titolata per rispondere. È soltanto una suggestione, questo. No, ma non sto dicendo che è una. No, però siccome però... quello di cui si parla, tra l'altro, lo adombra in qualche modo Civati, Mineo è un civatiano. Addirittura, chiedo scusa, una battuta. Napoli, quello che. Scusate, Bersani l'ha tentato dal primo momento questo tipo di alleanza. Io vorrei che fosse chiara una cosa. Noi che fase stiamo vivendo? Allora, per quanto riguarda me, io avrei preferito che si andasse al governo con un'investitura del voto. Ci siamo battuti per questo, non è una cosa clandestina. Non è stato così. Renzi, che pure era convinto di questo fino all'altro ieri, ha dovuto accettare, non ha neanche spiegato perché, ha detto però lo devo fare. Ha dovuto accettare ed è a governare senza il conforto di un voto, ma quello delle primarie non è un voto popolare, ma con un Parlamento che si è completamente disgregato rispetto a quello che c'è entrato un anno fa, no? Perché centrodestra si è rotto, ci potrebbero essere altri movimenti, perché il Partito Democratico non è né più il partito del governo di cambiamento, ma assolutamente non è più il partito delle larghe intese, mi sono spiegato. Tra l'altro, terza maggioranza, Alessandra, in qualche caso questa terza maggioranza c'è già stata, perché la decadenza del senatore Berlusconi l'abbiamo votata con i 5 Stelle, e il provvedimento al Senato sul voto di scambio politico-mafioso l'abbiamo votato con i 5 Stelle, né nell'uno né nell'altro caso una forza di governo come il nuovo centrodestra ha votato con noi, quindi non è una novità, una new entry assoluta. No, però allora, qui ci sarebbe un bilanciamento. Siccome sarebbe... di questo si tratta, guardate che se la cosa matura non c'è uno scouting né un imbroglietto per fare un però gruppetto. Però se loro fanno il loro gruppo. Non c'è in questo momento né scouting né imbroglietto per fare un gruppetto, perché io parlo con loro. Siamo proprio sicuri, perché nei giorni scorsi già c'era chi parlava della Nencini, che è di Scandicci, quindi siamo una sicuri perché ne parlavano senatori fiorentini, renziani, come la Toscana impera. Senti, con queste persone ho un rapporto, ho un buon rapporto io, queste persone sono espulse, con queste persone ho un buon rapporto il senatore Tocci, e abbiamo parlato di politica, di questioni democratiche, non di cose di questo genere, mi sono spiegato, quindi non c'è questa cosa qui. C'è però la possibilità, lo diceva bene Martini, che se le cose si evolvessero non ci troverei niente di strano che chi ha votato la fiducia a Renzi, io l'ho votata con convinzione, perché come dicevate voi c'è un pezzo di Italia onesta che lo delega e gli dice fai pure degli errori, basta che fai, basta che ci tiri fuori dall'immobilismo. E persone che non voterebbero la fiducia a Renzi, ma che però sono molto interessate su provvedimenti concreti. Le posso fare un esempio? Allora, i magistrati antimafia, tutti, ci chiedono però gli esempi, i termini di prescrizione. No? Allora, su quello si potrebbe creare. Per esempio è una però, tipica cosa su cui bene, votiamo però, insieme vediamo un momento. E non voteremo mai con Alfano. Sì, però, insomma, mi sembra un momento soltanto, Daniele, Adinolfi, poi tu intervieni. Adinolfi. Io credo sarebbe un tragico errore da parte del Partito Democratico dare sponda a questi quattro dissidenti. Si creerebbe l'effetto razzi scilipoti che non augura Renzi, francamente, insomma, e non ne ha bisogno. Ma non pensi che invece l'abbiano incoraggiato appunto i renziani? Per questo lo dico, perché sul nome della senatrice Nencini già se ne era parlato prima ancora del voto di fiducia. E se lo vedo anche in alcune logiche mediatiche, diciamoci la verità, l'esaltazione della dissidenza, quando è Scilipoti è brutto e cattivo, quando è Orellana è buono. Questa cosa però non passa nell'elettorato. Cioè nell'elettorato diventano Scilipoti comunque. Ma lo è, perché se tu sei stato mandato in Parlamento Orellana con, non lo so, 70 voti su internet... e pretendi di incarnare una linea che dice andiamo adesso a votare sui singoli provvedimenti o addirittura facciamo un gruppo parlamentare con uno spezzone di Partito Democratico. Se fai una cosa del genere e Renzi la avalla o peggio la incoraggia, fa un drammatico errore. Solo fare osservare che i 5 Stelle sono stati eletti per fare. Nella ideologia di quel movimento Io non sono d'accordo su questo. Il dato che ti fa emergere la Ghisleri con molta nettezza è che Grillo va davanti a Renzi e gli dice io non sono democratico, io non ti faccio parlare, io quello che tu dici non mi interessa proprio niente, sono radicalmente alternativo a te.
loro sono stati chiamati per fare sulla base di un mandato primario, che è mandarli a casa. La rottura di questo mandato primario, secondo te, non porta bene neanche a Renzi? Non questo porta mi bene a Renzi, questo è l'elemento problematico. Se Renzi si dovesse appoggiare sui 4 o sui 9, perderebbe la carica di radicale alternativa a Grillo. Beh, però potrebbe essere molto forte nei confronti di Alfano, per esempio, o no? Ma lì la carta c'è già, vabbè, cioè, apriremo adesso un'altra questione, adesso non è Orellana lì la carta. Sono le europee. E Berlusconi. E Berlusconi e sono le europee. La prima maggioranza, allora, non la seconda, la prima, quella che c'è già. Allora, poi arriviamo non è proprio così. Bellasio. Non è proprio così. È così, è così. Daniele, intervieni da Milano con la tua saggezza. Ah, grazie per la saggezza. C'è la cravatta granata, quale saggezza? Sì, no, appunto, per ricordartelo. Sì, ma esatto, lo so. No, perché è granata? Ce lo scrivono via Twitter. Sì. È granata? Sì, ma non dico quello che mi è stato suggerito di dire, non ti preoccupare. No, io troverei molto, molto strano che Civati, dopo aver votato la fiducia al governo Renzi, in questa occasione rompesse col proprio partito, quando non ha rotto con il proprio partito, quando non votò la fiducia al governo Letta, ancora prima, figuriamoci, a quello di larghe intese. Cioè, nel corso dell'ultimo anno, cosa è successo? Che le larghe intese si sono ristrette a larghe intese con l'NCD. Poi si è ristretto ulteriormente il campo, il governo attuale è un governo a fortissima impronta Renzi, Partito Democratico, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica. Quindi troverei molto strano che una certa area, rappresentata anche dal senatore Mineo, che questa volta ha votato la fiducia insieme al resto del partito, proprio questa volta rompesse con il proprio partito, solo perché 5 senatori del Movimento 5 Stelle sono usciti dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Sarebbe un suicidio politico per quell'area lì. Anche perché io ricordo che noi siamo, per deformazione professionale, portati a raccontare tutte queste cose con manovre più o meno di palazzo, simpatia, Firenze, è tutto giusto. Però alla fine, ha ragione il senatore Mineo, contano le cose. Matteo Renzi ha presa nel mondo grillino. Ha presa nel mondo grillino che chiede, come ricordava Alessandra Ghisleri prima, per esempio, un fortissimo taglio dell'IRAP. Argomento che peraltro mette d'accordo trasversalmente mondo grillino e mondo del centrodestra. La forza propulsiva, per ora solo delle idee e delle parole, non sto dicendo che è già successo qualcosa di concreto, anzi, Matteo Renzi sta creando delle aspettative persino troppo ambiziose rispetto a quello che probabilmente potrà fare. Però è inevitabile che quello che sta succedendo è che Renzi è una calamita che attrae voti, consensi e quindi anche parlamentari dal mondo grillino. Tanto è vero che questo problema, fino all'arrivo di Renzi a Palazzo Chigi, in questi termini non ce lo siamo mai posti. Il nuovo centrosinistra, che vagheggia il mondo legato a Pippo Civati, nei fatti c'è già. E la cosa paradossale è che questo centrosinistra qui ottiene i voti in Parlamento con il muso lungo del nuovo centrodestra e persino un po' di simpatia di Forza Italia. E questa è la grande novità politica, secondo me. Però Bellaccio, le chiedo scusa, la contraddizione fra i dati che ha dato la Ghisleri, dove c'è una perdita di consenso di Renzi di 4 punti rispetto al precedente, ecco, da che cosa è dovuto, se Grillo poi, la parte di Grillo... Glielo dico subito, perché per ora siamo agli annunci di Renzi e alla forza di Grillo, mediatica, lo streaming, non ti lascio parlare, quello che diceva prima Maria Dinolfi. Se Renzi dovesse riuscire, e comunque la fiducia nei confronti del governo rispetto a quello Letta è già cresciuta di 10 punti, se Renzi dovesse riuscire a passare dalle parole ai fatti, io la vedo veramente dura per Grillo continuare a sostenere alcune cose. Tant'è vero che appena prova a dire IRAP, Grillo è costretto a fare i fuochi d'artificio, lo diceva lei all'inizio. Più Renzi ha successo, più Grillo spara qualunque cosa. Allora, Alessandra Ghisleri consiglierebbe a Renzi di favorire anche la nascita di questo gruppo parlamentare, di guardarla se dovesse misto Grillino, parte di PD e SEL, o ha ragione Mario Adinolfi che la pagherebbe anche in termini di percezione esterna forte, di come se avesse reclutato Scilipoti o fatto lo scouting, anche se non è scouting, ce l'ha detto Mineo.
Allora, non dovrebbe benedirla, però dobbiamo ricordarci che più del 75% del voto grillino è di centrosinistra, mentre solamente quella parte di centrodestra che lo aveva votato si trova maggiormente nell'area non voto. Questo cosa vuol dire? Ecco perché Renzi apre al significato di grillo. È ovvio che, come è già stato detto, maggiore è l'azione di Renzi, minore è la potenza di Grillo e dei suoi deputati. Cioè, l'intervista che è andata in onda prima vedeva un deputato che parlava e la sua scarsa convinzione rispetto a quella che diceva si vedeva proprio dai simboli del viso. Cioè, era facile leggere, guardava in basso, si contraeva, mentre invece quando ha iniziato a parlare della missione Grillo si è aperto come un sole verso la fine dello spezzone. È ovvio che anche loro si trovano a un bivio, a un dilemma, cioè fare il loro lavoro oppure rappresentare delle pedine inutili. E quindi io credo che non dovrebbe benedirla Renzi, dovrebbe semplicemente trovarsela in Parlamento come forza terza, quindi come gioco di sponda. Vedo che Mineo è... Ma ha largamente ragione la Ghisleri, e questo è il punto. Guarda, è evidente che a questa... Intanto lei andrebbe in una cosa... Capiamoci bene, io dico che in questo momento la cosa fondamentale è fare, se noi non facciamo nulla evidentemente non si sblocca la situazione. Però io che sono di sinistra, mi interessa anche, a me che sono di sinistra, interessa anche una grande battaglia culturale su questa questione. Questo mondo, questo equivoco grillino va decomposto. Se io penso come avrebbero reagito Moro o Berlinguer a un fatto come quello di ieri, non avrebbero visto la convenienza immediata, Alessandra, avrebbero visto la grande questione democratica, perché sbloccare il 25% dell'elettorato è una cosa importantissima. Da questo punto di vista io discuto con loro, sono intenzionato ad aiutarli, non ho nessun problema di trovare una casa nuova, le case non si inventano così, loro sono convinti della logica del movimento, io ho aderito di recente al Partito Democratico, ma possiamo fare in Parlamento un cammino insieme. Ripeto, il Parlamento non è una roba blindata in cui ci sono, non c'è autonomia di mandato, ci sono, cioè, gruppo sì, i caporioni, no scusate, gruppo sì, scusate, partito non, no. È così. No, non è così, nemmeno gruppo sì. Gruppo sì, partito no. Gruppo, per capire... se ci fossero le condizioni, perché io non lo so e bisogna vedere, perché non siamo la stessa cosa e non ci sono inciusci. Gruppo sì, partito assolutamente no. Ecco, esattamente appunto. Lo dice Bellasio. Ecco, così è chiaro. Ecco. Ma quindi, questa è una quindi grande soluzione. Quindi la soluzione è un po' carossa, onestamente. Detta da te, ripeto, se ci fossero le condizioni. Ascolta, gruppo Corradino, sì, detto da te, questa è una notizia. Ma no, ma non solo, ma, ma vuoi sapere un'altra cosa? Cioè, tu pensa come sono andate le cose con l'ultima parte del governo Letta. Nel gruppo del PD, Tocci ed io, con grande forza abbiamo detto che quel decreto IMU Banca Italia non poteva passare, che sarebbe stato un disastro, lo è stato, poi l'avete visto alla Camera. Dopodiché si è votato nel gruppo ed è andata come è andata. Perché non poteva passare? Non perché ci fossero 7 miliardi e mezzo di regalo alle banche, quella è una bugia grillina, ma perché non puoi, dopo aver fatto la scena che hai fatto a Natale contro i decreti disomogenei, mettere nello stesso decreto l'IMU e la Banca Italia? Perché questo è evidente che fai saltare il Parlamento. Allora, questo tipo di robe blindate uccidono la democrazia nel nostro paese. Io allora, devo discutere col PD. Allora, no, ecco, Fabio Martino, mi sembra, ecco, che quella sarebbe veramente adesso una soluzione pasticciata, nel senso che... No, ma no, ho detto con molto rispetto, nel senso che tutte le cose che tu hai detto sono tutte vere. La soluzione è originale, quantomeno originale, nel senso che parlamentari eletti nelle liste del Partito Democratico andrebbero... I gruppi misti sono fatti così. Si separerebbero dal proprio gruppo e andrebbero a confluire in un... terzo, con Adinolfi insieme, che sconsiglia, ma qualcuno dice che invece Renzi ne beneficerebbe, tanto che appunto erano la dietrologia, di però chi era ne beneficia, però è una soluzione onestamente complicata, però le tre originali, non c'è dubbio, prego, sì. La permetti. Allora, però perché, veloce. Velocissimo, perché Renzi ha un po' sbagliato nello streaming con Grillo? Perché lo schema suo è la prima maggioranza quella con Alfano, la seconda maggioranza quella con Berlusconi, la terza quella con Grillo, sì, ma... che serve per dire alla casta pochi scherzi, vi bastono.
E qui sta l'errore che non gli giova, perché Grillo è diventato del tutto inaffidabile a se stesso, capisci? Quindi da questo punto di vista, se Renzi capisse che quello che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle è foriero di un avanzamento della democrazia, farebbe il suo interesse. Leo, però tu, allora io però vorrei far sentire, Leo, tu capisci che non so se ce la facciamo, no, vorrei far sentire l'altro contributo. Un appoggio del gruppo allora, Renzi causerebbe chiedo scusa a Napoli. Un totale in termine politico. Chiedo scusa a Napoli, però vorrei far sentire, perché è proprio attaccato a quello che dice Mineo, che cosa vanno dicendo gli espulsi, se lo vogliono fare o no. E abbiamo esatto. Nicola, no, Francesco, Campanella, Movimento 5 Stelle. Praticamente parlerò con i miei colleghi, quelli che si sono trovati insieme con me in questa consultazione e quelli che hanno deciso di dimettersi. In relazione a quello che è successo, per vedere cosa fare. Credo che sia corretto che le decisioni si prendano insieme. Un nuovo gruppo parlamentare, le dimissioni da parlamentari, cosa? Allora, io personalmente preferirei fare un nuovo gruppo parlamentare, perché ritengo che i problemi, le istanze che avevamo, diciamo, siamo portati dietro venendo qui, sono rimaste tutte. È che il Movimento 5 Stelle mi pare abbia dimostrato di non essere in condizione di appagare questi bisogni. Però diciamo che i miei colleghi preferiscono presentare le dimissioni e diciamo che anche tornare a casa ha, come dire, degli aspetti attraenti. In quanti potreste essere a far uscire dai 5 Stelle tra espulsi e dimissionari? Ma in questo momento si parla di 9 persone. Potreste essere un appoggio in più per il governo Renzi? Guardi, il problema del governo Renzi, mi hanno detto in tanti, le do la stessa risposta perché è quello che penso, ne sono profondamente convinto. Renzi, come dire, mira al nostro stesso target elettorale con basi di partenza, e cioè convinzioni, appoggi esterni, appoggi politici, maggioranza, che sono quelli che il PD ha messo in campo con Letta. Quindi francamente non ci sono gli estremi politici, mi pare, da nessun punto di vista per poterlo appoggiare. Qualcuno vi ha avvicinato per cercare una sponda, per favorire la scissione e dare una stampella a questa maggioranza che ha dei numeri abbastanza stretti al Senato? No, guardi, questo quello che è successo oggi e in questi giorni ha una matrice assolutamente interna al Movimento. Non c'è, è semplicemente una coincidenza temporale. Tant'è vero che abbiamo votato no alla fiducia a Renzi, avremmo votato no alla fiducia anche se avessimo dovuto votarla domani. Allora, mi sembra che ci sia da commentare, però subito dopo la pubblicità, restate con noi. Allora, rieccoci e commentiamo Campanella, che cosa ha detto, cioè l'espulso, che però dice io vorrei rimanere in Parlamento, ma gli altri si vogliono tutti dimettere, quindi mi devo dimettere. No, noi poi ha detto, non la, respingeremo le dimissioni per forza. Un'altra occasione così, quando ce l'avranno, vabbè, di ma Napoli in sa Parlamento. Che si respingono le dimissioni perché è una questione della democrazia anche questa, cioè su una questione politica non si accettano le dimissioni, si accettano se c'è proprio... una rottura totale personale. Quindi ci sarà personale. Questo passaggio delle dimissioni, quindi ci vorrà un po' di tempo, mettiamola così. Questo, però dice anche il gruppo... Vabbè, la recita, è la democrazia. Una pura messa in scena, no? Per cui tutti Adinolfi, come tu sai meglio di me, la democrazia era... Hanno imparato in però anche detto... Campanella ha il merito di essere stato sincero, ha detto no, guarda, io proprio non la vorrei votare, neanche il rischio, per favore, per votare la fiducia a Renzi, quindi intanto c'è questo sincerità per sincerità. Sincerità per sincerità. Ci siamo visti pochi giorni fa Francesco Campanella e Corradino Mineo e io gli ho detto io voto la fiducia perché credo che ci sia un pezzo di Italia per bene che a questo punto, anche se non si è passato dal voto, tutte le cose che sappiamo, crede che Renzi col suo attivismo, con la sua forza possa fare ed è convinta che il paese, se non si comincia a fare, va alla rovina.
E lui dice, ma io la fiducia non la posso votare perché c'è una continuità con quello che ha fatto Letta, una diversità col modo di sentire quello... il 5 Stelle. E quindi vedete, se questo è il dialogo, evidentemente non c'è l'inciuccio, non c'è l'accordino, non c'è quello che un po' viene traspare dai giornali. Però c'è una grande questione democratica da prendere in considerazione. E questa questione democratica si gioca hic et nunc, perché il vero problema sono le europee. Io sono d'accordo con la Ghisleri e con Adinolfi, Grillo sta cercando di fanatizzare ulteriormente il suo movimento, perché deve andare alle europee, miracolo, con una piattaforma sovversiva senza essere un rivoluzionario. Cioè lui dirà peste e corna dell'euro, peste e corna dell'Europa, ma non dirà assolutamente come, se e in che maniera noi possiamo uscire dall'Europa, perché non lo sa, perché le sue contraddizioni espellerebbero tutti. E allora da questo punto di vista ha bisogno semplicemente di preti fedeli, non di persone che abbiano dubbi. Morra sarà il prossimo a finire fuori. Ah, quindi Morra è stato, noi l'abbiamo presentato come molto ortodosso, e invece ortodosso, era, era troppo moderato. È ortodosso, ma capisci, davanti alla linea dura che gli deve dire sei un venduto, ti prendi 20.000 euro, fra l'altro non ci sono 20.000 euro, sono 14.000, considerate anche quelli che devi dare ai collaboratori e tutto il resto, ti prendi 20.000 euro, no? Se non dice questo il povero Morra, probabilmente è il prossimo espellendo. Una cosa brevissima, Mineo ha fatto riferimento alle europee. Mineo saranno due cose importanti, ha detto. Saranno, scusa Napoli, saranno elezioni asperrime, molto più aspre delle ultime politiche. Vero. Perché Grillo appunto ha come obiettivo quello di prendere un voto in più del PD, come ci ha detto PD, Roberto Fico, ha detto Fico esattamente qui, e al tempo stesso il PD, Renzi in particolare, ha la necessità vitale di non, come dire, affondare. Anzi, uno dei motivi principali per i quali Renzi ha accelerato la presa del potere, lo sfratto a Letta, era proprio il timore che il governo, come dire, ne diminuisse l'efficacia elettorale del Partito Democratico. E quindi, l'ultima cosa, Renzi è obbligato in questi due mesi a fare i fuochi di artificio, ma concreti, veri, non solo con gli effetti speciali. Cioè, tutto sommato, anche tutto questo dubbio, diciamo, scetticismo sul fatto che Renzi possa, come ha detto Bersani, colmare lo spread tra le parole e i fatti, non aiuta, insomma, lo carica di più, però non lo aiuta nemmeno, crea un clima di diffidenza. E naturalmente anche Forza Italia, che in questa fase certo. È molto soft. Allora, eccola qui, Forza Italia soft nella persona di Napoli. Forza Italia in questo momento è molto soft, lo dico a Fabio Bartini, il resto sta aspettando in riva al fiume. La problematica viene tutto quanto dei bisticci e non bisticci e su quello che potrà fare Renzi nel Partito Democratico, come è avvenuto in questi 8 mesi dove il Partito Democratico ha lasciato il paese allo sbando perché non si faceva nulla, perché all'interno... Però vi siete divisi voi, all'interno... Certo, ma arrivo anche su questo, perché oggi c'è una cosa interessante che ha detto Formigoni, mi pare ieri, alla Zanzara. Quando Formigoni dice se non raggiungiamo il quorum del 4% noi siamo fuori del governo. Allora le elezioni europee non saranno soltanto un punto di riferimento per il Partito Democratico e per altro, saranno un riferimento globale nella galassia politica, perché è naturale che se il nuovo centrodestra, pur alleandosi con Mauro, pur alleandosi con Casini, il resto non raggiungesse una percentuale di consensi abbastanza cospicua, automaticamente fuori del governo. Quindi il problema delle elezioni europee è un traguardo a livello proporzionale puro che attende tutta la politica italiana, non soltanto, ripeto, Grillo e non Grillo. E poi ha anche un altro aspetto. È vero che Renzi oggi dà una spinta notevole, permettetemi, un po' fantasiosa di quello che vorrà fare, perché voglio soltanto fare un esempio che mi tocca personalmente, nel senso come amministratore pubblico, amministratore di enti locali. Quando lui parla della legge di stabilità rivolta per esempio alla messa a norma delle scuole, sotto un certo aspetto mi viene da ridere, perché ha fatto il sindaco a Firenze per 10 anni o qualcosa del genere, dico 10 anni in senso totale, non l'ho mai sentito una volta all'interno dei comuni italiani dell'ANCI proporre in maniera forte contro il governo una posizione di
eliminare il patto di stabilità mirandolo alla messa a norma delle scuole, mentre invece cioè, Napoli dice lo poteva già fare mentre noi sindaci una parola al suo livello tutto in quell'ambito cambia, dice Martino. E questa è l'incongruenza secondo me che Renzi paga anche come immagine nell'elettore, quel 4% in meno la paga secondo me, e la Ghisleri mi corregga, certamente ognuno fa il suo lavoro, io sono profondamente rispettoso degli altri, secondo me la paga perché rispetto a quello che lui ha detto per dei mesi nei confronti del governo Letta, e adesso lo dico anche nei confronti di questo passaggio di legge di stabilità, è talmente stato in contrapposizione fra quello che ha detto e quello che ha fatto che la gente spera che quello che lui dice venga raggiunto un obiettivo, ma nello stesso tempo si rende conto che lui ha raccontato, fra virgolette, diciamo delle bugie per riuscire ad andare ad occupare quel posto di Letta che se no non sarebbe riuscito ad occupare, perché questo secondo me è quello che la gente vede in Renzi oggi, però ripeto correttamente nella speranza che quello che lui dice si riesca a fare. Quindi allora, viviamo una situazione politica dove le elezioni europee effettivamente saranno aspre, attenzione, collegate oltretutto a circa 5.000 comuni e collegata anche a determinate elezioni nei consigli regionali, quindi avremo una tornata questa cosa che gli esponenti di Forza Italia muoiono dalla voglia di votare la fiducia al governo Renzi è fantastica, cioè io quando sento parlare, ma lo dico con non provocando, sono pochi, cioè proprio, allora ma no, ma senatore, veramente, ma fatelo a questo punto, fatelo, perché quando parlate di questo governo Renzi siete quasi compatti. Cos'è? Posso dire, sarebbe interessante farlo, perché a quel punto lì il Partito Democratico sicuramente si spacca. Quindi non lo allora qui arriviamo ad Adinolfi, no, stiamo andando questo. Nelle braccia, nelle grinfie di Adinolfi. È interessante di questo. Quindi lei sta confermando che Berlusconi non lo sta facendo per fare un favore a Renzi. Berlusconi come tutti noi aspettiamo, l'ho detto prima, in riva al fiume, allora, perché è incongruente di tutto quello che sta tifo mentre aspettate. Che facciamo il tifo sotto un certo aspetto può anche essere, tra parentesi, scusi. È contro Alfano, il problema... Bellasio, è contro Alfano fanno il non penso che Berlusconi abbia proprio Alfano come suo incubo notturno. Non mi sembra proprio il caso. Berlusconi non ha nulla contro il nuovo centro. Può darsi che anche per Berlusconi sia l'ultima chance della politica. Allora, però per fatemi arrivare risposte. Adesso. Andiamo da Adinolfi, perché era da prima che voleva arrivare al punto della vera maggioranza di Renzi. C'è bisogno del voto? Io non ho capito questa cosa. Secondo me c'è bisogno che Berlusconi esprima il voto? È già tutto scritto, raccontato persino, non è che ci inventiamo dove nulla. Dove è scritto? Insomma. Tutto nelle cronache del Nazareno? Nei fatti, nella stretta di mano calorosa con Verdini, non è che c'è niente da raccontare di nuovo, insomma. Cioè regge quel patto lì, lo vedremo sulla legge elettorale, la non ci sarà il è voto. La maggioranza della riforma elettorale. Non ha la famosa doppia maggioranza, non esiste. Lo vediamo, però perché... se la portano avanti. Però devi avvisare Lupi che dice che c'è il patto scritto. Ma e no, Alfano. Lupi, attenzione, io con Lupi ho avuto un confronto televisivo in una rete concorrente proprio nel giorno della sera in cui si votava la fiducia e avevo accanto una renziana e di fronte Lupi. Il patto non c'è, non c'è nessun patto che regali al nuovo centrodestra una spada di Damocle su Renzi, perché Renzi non è fesso. Quindi sa benissimo come gestire questa partita. Ha due tappe questa partita, è un missile a due stadi. Il primo stadio arriva il 25 maggio e il primo stadio prevede un impegno che Renzi si è preso, colossale, e che spero per lui abbia le carte per poterlo portare a casa, che è quello del liberare i famosi 50 miliardi di euro per i debiti delle aziende nei confronti della pubblica amministrazione e di ridurre di 10 miliardi il cuneo fiscale. Perché questa cosa produce due effetti. Un effetto materiale, cioè qualche soldo in tasca e qualche posto di lavoro, e l'effetto mediatico della risposta all'impegno. Io ho detto che avrei fatto in 20 giorni e l'ho fatto. Mi presento alla cassa elettorale dicendo non sono uno che chiacchiera, sono uno che ho preso quello che gli altri per anni non erano mai stati capaci di fare. Ci sono tre proposte sulla cassa depositi e prestiti. In un mese, tac, l'ho portata a casa. Questa cosa qui elettoralmente sbilancia completamente a favore di Renzi la partita.
la sbilancia in maniera immediata, se gli riesce. Se non gli riesce, se comincia il trick e track, se comincia la Cambogia burocratico-parlamentare, allora lì lui è ovviamente in grandissima difficoltà. Dovrà provare a giocare la carta, non me lo fanno fare, ma è una carta che Berlusconi ha già usurato, diciamo così, per cui non la vedo possibile. Ci sono troppi precedenti. Allora, il 25 maggio parte questo primo stadio del missile. Incassa la cambiale su cui si è impiccato da solo, diciamo così, quindi la deve incassare per forza o perde. Se riesce a superare quello scoglio, sono d'accordo, un voto in più di Grillo, probabilmente lo sbilancerà meglio se riesce a portare a casa quella roba, allora parte la partita vera. Perché io non riesco proprio a immaginarmi il nuovo centrodestra in doppia cifra, scusate, faccio fatica. Cioè, a quel punto il nuovo centrodestra non entra. A quel punto parte lo stadio della riforma elettorale, toglietevi dalla testa la riforma istituzionale, quella è tutta fuffa, quella è tutta roba che non si farà mai. La riforma elettorale, perché a quel punto il grande asse vero, bipolare, chiamiamolo così, per modo di dire, di questo paese, va alle elezioni e incassa tutto il cucuzzaro, come diciamo a Roma, perché a quel punto lì, con la legge elettorale fatta, l'italicum e le soglie di sbarramento create in quella maniera, finalmente i due protagonisti che vogliono liberarsi dal ricatto di Partitini e Partitelli portano a casa il loro risultato. Va bene, vale, peccato che non abbiamo chiaro. Peccato che non abbiamo oggi un NCD, ma ci ripropone. Allora, se va a doppia cifra NCD salta questo scenario. No, vabbè, la doppia cifra NCD potrebbe non entrare, dicevamo prima. Ah, neanche al 5%, al 4% di sbarramento. Non lo sappiamo questo. Non beh, lo so, tutti insieme, sentiamo Alessandra, l'unica persona che ce lo può dire che è Alessandra Ghisleri. Intanto, due domande per Alessandra Ghisleri. Una NCD, se no è troppo facile una sola. NCD e l'altra. Altra invece, visto che Roberto Fico nella diretta di Mentana ha detto chiaramente il nostro obiettivo è prendere un punto in più, Movimento 5 Stelle, un punto in più del Partito Democratico, se delle chance, diciamo, da sondaggio per un obiettivo così ambizioso, perché comunque la distanza è tanta, quant'è? Saranno 5-6 punti perlomeno? Sì, da 22 a 28 sono quasi 6 però punti. Però di partenza stanno pari, politiche un anno fa e fa. Politiche un anno fa. Allora, però... e la gente al telefono voti Movimento 5 Stelle qualche volta dice però no, c'è il 5% di scambio tra il PD e Movimento 5 Stelle, è esattamente un voto così difficilmente sondaggiabile quello. Non è solo quello, il fatto è che anche le elezioni europee sono diverse dai dati che vengono proposti per tanti motivi. Il primo è che l'affluenza alle elezioni europee è sempre stata sotto almeno 10 punti la media dell'affluenza alle elezioni politiche. Questo poi complica ancora di più la situazione, perché quello che accade nell'attualità politica è molto compresso nei tempi. Quindi, come si diceva prima, se Renzi ci riesce può andare all'incasso. Bisogna vedere per Forza Italia cosa accade aprile per Silvio Berlusconi, se si può candidare o meno e come farà la campagna elettorale. Bisognerà vedere anche il ruolo dei piccoli partiti che si vorranno candidare, come si candideranno, perché ricordiamoci che NCD, Scelta Civica, Mauro con i popolari, mi sfugge la coda del nome, e altri partiti... Per l'Italia. Hanno tutti i popolari per l'Italia, hanno tutti la volontà di presentarsi con un ruolo e quindi bisogna vedere se andranno uniti o separati. Ci sono le preferenze... E quindi tutta questa situazione è molto diversa rispetto a quella che è l'intuizione dell'intenzione politica per il livello italiano. E soprattutto la tipologia di politica che farà Beppe Grillo in Europa. E come si porgerà? Perché Renzi ha iniziato ad essere euroscettico in una maniera intelligente, cioè non usciamo a tempo perso dall'Europa, ma... facciamo valere i diritti della nazione Italia e lo fa parlando dall'Italia, non andando in giro. E non solo, Renzi ha pagato, tornando prima alla sua fiducia personale, il prezzo del, diciamo, di Letta, cioè defenestrare Letta non è stato ancora capito perché non ne sono stati spiegati i motivi. Ecco perché la doppia velocità di Renzi aiuterà a salire. Al momento NCD deve presentare, vale più o meno intorno al 4%, quindi a cavallo della soglia elettorale per i nostri sondaggi. Comunque, guardando anche i lavori altrui, non c'è nessuno che lo dà sopra il 6%. Quindi vuol dire che, calcolando statisticamente, il dato viaggia tra il 3 e il 6%.
Questo non lo pone in una luce buona, diciamo, al momento, anche perché deve proporre i suoi uomini e quindi fare prendere le preferenze a livello locale, nei 5 collegi elettorali. È vero che loro hanno tanti amministratori locali, con tanti voti veri, quindi bisognerà vedere che cosa accade. Ghisleri, mi scusi, allora, però per quanto riguarda la presenza elettorale alle elezioni europee, questa volta può essere diverso, perché come le dicevo io prima, 5.000 comuni che vanno a votare in concomitanza trainano molto, perché l'elettore, quando voti il proprio comune, hai una maggior presenza. E quindi potrebbe essere che in questo caso non sono il 10% in meno le europee, ma potrebbe diminuire quel target. Sì, ma infatti io dicevo anche che risulta importante il fatto che gli amministratori locali scelti da NCD si possano muovere più facilmente, perché è gente con voto sul territorio, anche se buona parte di quel voto era espressione del voto a Silvio Berlusconi. Allora, c'è un altro contributo che vorrei farvi vedere, che è quello tratto dalla trasmissione da 8:30, dalla puntata di ieri con Massimo D'Alema, perché c'è anche Massimo D'Alema che si è offerto, è molto interessato, molto proiettato sulle elezioni europee, e ha anche detto che è pronto a dare una mano a Renzi, senza però, come dire, omettere, cioè senza chiudere neanche lui il capitolo della sostituzione di Letta. Sentiamolo un momento, quel passaggio. D'Alema, 8:30. Andava sostituito il governo di Enrico Letta? Questa è la logica. Il governo di Enrico Letta incontrava diverse difficoltà e secondo me il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto con maggiore tempismo rilanciare l'azione di governo, e ha temporeggiato troppo, e a un certo punto, in una situazione molto logorata, Renzi ha realizzato quello che, a mio giudizio, era chiaramente il suo programma congressuale, cioè puntare alla guida del governo del paese. Ma lei lo considererebbe o va considerato come un tradimento quello di Renzi nei confronti di Letta? Guardi, io dico una cosa e vorrei essere inteso. La situazione del nostro paese è talmente grave che il maggior partito italiano tutto può permettersi meno che polemiche retrospettive. Le cose sono andate come sono andate, come era facilmente prevedibile che andassero. Io avevo un'altra idea. Io pensavo che dovessimo scegliere un segretario di partito, non un presidente del Consiglio. Le cose sono andate, ha vinto Renzi. Ne abbiamo preso atto, ne prendiamo atto. Renzi ha realizzato quello che era il programma delle primarie, il vero programma delle primarie. Adesso io sento soltanto il dovere di dargli una mano, perché a questo punto non si tratta più della competizione all'interno del PD, si tratta del destino del nostro paese. E credo che chiunque abbia senso di responsabilità deve cercare di evitare che questo governo si concluda con un fallimento. Quindi, per esempio, anche questo libro e questo mio impegno europeo vuole anche dare una mano al governo italiano, perché sono convinto che molte delle questioni da cui dipende il futuro dell'Italia si decidono a Bruxelles. Allora, Mario Adinolfi, deve accettare la mano, l'offerta di D'Alema Renzi o no? Spero di no, francamente. Spero che non deve accettare né i voti dei grillini né l'aiuto di D'Alema. Renzi è forte di suo, signori miei. Renzi o fa le cose e le deve fare sulla base dell'essere Renzi, cioè velocità e concretezza. Se non le fa, affonda. Se poi non le fa, affondando, si mette pure attaccato alla zattera di Massimo D'Alema, che è il simbolo della sua battaglia. Il simbolo della sua battaglia è essere riuscito in un anno a sconvolgere il quadro politico e mettere all'angolo i leader storici della sinistra italiana, che avevano provocato disastri alla sinistra stessa. Cioè prendere D'Alema e mandarlo a portare il cane ai giardinetti.
E se adesso dice, mi trovo nel momento che la difficoltà mi dice di far fare a D'Alema il capolista all'Europea al Sud, come già fece 10 anni fa, fa un errore colossale, insomma, mette macchina indietro. Gli serve mettere macchine indietro? Soprattutto pensate che Renzi sia uno che adesso si mette a montare la retromarcia? Mi pare, non so, che conosciate poco Renzi, insomma, è poco, no, cosa, fatto una domanda, che, noi abbiamo che quota aggiuntiva, che cosa guadagni candidato D'Alema? Qual è il guadagno che porti a casa? Questo, allora, qual è il guadagno? Non lo so, però sicuramente Fabio Martini ci può aiutare a capire qual è il significato, diciamo così, anche di queste parole di D'Alema, al di là di quello immediato che si vuole essere candidato alle europee, d'accordo, però se c'è un significato anche per come, rispetto a come Renzi si è comportato con la mappa delle anime del Partito Democratico, perché in realtà lui intanto Letta ha potuto fare il fratricidio, come dice qualcuno, perché ha avuto il supporto, ha fatto l'accordo con Franceschini, che Franceschini e con Cuperlo, però anche Cuperlo. Lo stesso, vabbè, però l'ha fatto. L'accordo è con il corpaccione rappresentato da Dario Franceschini, che si toglie il sogno di fare il ministro della cultura e con quello gli controlla la platea dei deputati necessaria a far sì che il gruppo tenga. Se tu dici, insomma, che il resto, anche averli inseriti, gli ha il resto della minoranza, non è importante, dice Adinolfi. Sì, per carità, ma è, insomma, marginale. È aggiuntivo. Sì. No, sembrava un D'Alema così che aveva recuperato una sua solennità dopo una stagione in cui, come dire, gli rodeva. Era, come dire, uno spirito collaborativo, anche se ovviamente qua e là molto sulfureo. E sembra D'Alema interessato, sì, a partecipare. C'era. Appunto, no, sulfureo nel senso di così, agrodolce. E D'Alema è interessato a partecipare alle elezioni europee, sembrerebbe. E però in quella interessante intervista c'era anche un riferimento a l'attuale ministro dell'economia, che ha collaborato attivamente, anzi ha guidato la Fondazione Italiani Europei. E questo a me sembra, adesso al di là della interferenza di D'Alema nella vicenda, che è tutta da verificare, perché comunque il ministro non è stato scelto dal Presidente del Consiglio, gli è stato consigliato. E però mi sembra che già da qualche ora, da ieri, si stia determinando su quell'asse un problema, non dico serio, ma comunque incipiente, nel senso che E lì potrebbe trovare un alleato in D'Alema, eh? Appunto. Questo vedremo adesso. Nella gestione del problema. Però ecco, restando ai fatti e non facendo, diciamo, delle proiezioni o delle fantasie, effettivamente su quell'asse si gioca molto del futuro del governo. Abbiamo visto che alcuni consiglieri di Enrico Letta sono andati al Ministero dell'Economia, oggi è notizia dei giornali di oggi, vanno a comporre il capo di gabinetto, alcune persone che sono state, diciamo, uno defenestrato effettivamente per Da Del Rio, solo che lo dice, e gli altri... E gli altri invece sono spostati, stanno lì, quindi c'è una specie di ridotta, questo vuoi dire, di ridotta, però insomma di peso. No, dico che su quell'asse Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia, si gioca buona parte del successo, delle possibilità di successo del governo, nel senso che sì, certo, Renzi intende fare per conto suo, ma avere l'unico ministro, diciamo, di un certo peso, di un certo, non dico carisma, ma comunque è Padoan. E ieri si è determinata una divergenza di vedute, anche, diciamo, pubblica, sia pure con un linguaggio un po' mediato, nel senso che sulla promessa del Presidente del Consiglio di restituire 60 miliardi alle imprese in 15 giorni, il Ministro ha espresso una certa perplessità. Allora, ci fermiamo su questa perplessità, ma torniamo subito dopo la pubblicità a parlarne anche con Daniele Bellasio e con i nostri ospiti politici, oltre che Alessandra Ghiselleri, fra poco. Quanto abbiamo?
Allora, di nuovo in onda, parlavamo dell'intervista ieri di D'Alema, 8:30, abbiamo citato un passaggio in particolare, abbiamo mostrato anzi un passaggio in particolare nel quale, come dire, era disponibile a dare una mano, no, Daniele Bellasio, però disponibile a dare una mano a Renzi, togliendosi una serie di sassolini, anche di cose, l'avevo detto io, era così, eccetera. Allora, vorrei chiederti, secondo te, se intanto appunto Adinolfi dice che non dovrebbe accettare questa mano, Renzi, se pensi la stessa cosa, e però la notazione che faceva Fabio Martini è che in realtà in un altro passaggio dell'intervista D'Alema, insomma, non negava di essere così vicino al ministro dell'economia Padoan. Allora, faccio una premessa non troppo seria, cioè un po' personale, e poi dopo invece sulla cosa seria di Padoan divento un po' più professionale. Allora, la mia pancia mi direbbe di dare ragione a Mario Adinolfi, nel senso che ci guadagna Matteo Renzi da ripescare? Però la mia testa e anche un po' il mio romanticismo mi fa vedere nella risposta a D'Alema una domanda sul tradimento, proprio a lui, anche un po' cattiva Lilli Gruber a chiedere a lui che ne pensa di una cosa che è accaduta e che ricorda molto, perlomeno è stato detto e raccontato, quello che fece, o che comunque si trovò a gestire lui quando Romano Prodi fu, come dire, cambiato alla guida del governo. In questa rievocazione tutta allusiva, come spesso capita a Massimo D'Alema, c'è il senso della vittoria di Matteo Renzi. Cioè, per dirlo in estrema sintesi, ha talmente vinto Renzi che può persino permettersi, secondo me, di candidarlo alle europee. Anche perché, qui vengo alla parte seria della risposta, io penso che Padoan sia e sarà un ministro importantissimo, non tanto nella gestione di ciò che accade in Italia e del governo della macchina pubblica e delle casse pubbliche, sì. Ovviamente come supervisione lo sarà importante, però il suo ruolo fondamentale sarà nei confronti dell'Europa, di Mario Draghi, delle cancellerie internazionali, sì. Degli organismi internazionali, di rassicurazione, diciamo è una sorta di super ministro degli esteri con deleghe economiche. Invece sul fronte delle casse italiane, dell'IRAP, della riforma del titolo quinto, che io non penso affatto, in questo caso sono dissento oltre che sulla Juve, totalmente da Adinolfi, la riforma del titolo quinto è fondamentale, l'ha ricordata ieri anche il presidente Napolitano, perché la scommessa di Renzi, e qui l'asse decisivo è con Graziano Del Rio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è di rivedere, come peraltro ha raccontato in un'intervista al Sole 24 Ore ieri lo stesso Del Rio, di rivedere come la spesa pubblica parte dal centro e finisce alle regioni e ai comuni. Lo ricordavamo prima nella pubblicità. Questo è un governo di un sindaco d'Italia con tanti sindaci e che parla spesso di questioni legate alla spesa sul territorio, a cosa fare sul territorio. Io sono convinto che Renzi punta molto a riscrivere, risparmiando, la spesa pubblica che parte dal centro e va alla periferia. E in questo l'asse fondamentale sarà, da una parte con Cottarelli e la Spending Review, dall'altra con Graziano Del Rio. Ecco, però tutte cose non semplici, anche l'asse con Cottarelli che lui vuole richiamare sotto l'ombrello. Ma Renzi è abbastanza l'ombrello. Sicuro di sé, eh? È sicuro di sé, però appunto... Ma io non dico poi che non è la riforma del titolo quinto sia sbagliato farla. Io dico che con 8 voti di maggioranza al Senato non la puoi neanche sognare, non la puoi neanche sognare, perché l'incidente parlamentare... Per cui i senatori non si autocancellano. È una riforma di centro-sinistra che il centro-destra, anche Forza Italia, e tant'è vero che nell'accordo Berlusconi c'è stato, è pronto a cambiare, secondo io me. Io non credo che le condizioni per cui questo Senato balcanizzato voti una riforma costituzionale in quattro letture così importante e grossa. Una seconda, io volevo ricordare che la riforma nel 2006 era stata presentata da Forza Italia, che è andata male attraverso un referendum. Un attimo, Napoli, volevo sentire Mineo su questo, perché è un senatore innanzitutto, e quindi c'è al Senato, quindi su questa ipotesi di Bellasio, e poi anche sugli attriti con Padoan, se ci sono. Già sono affiorati come... Rapidamente, allora, per quanto riguarda il Senato è un'assemblea parlamentare in rapida trasformazione, decomposizione e ricomposizione.
E quindi è possibile che il Senato approvi una buona riforma diciamo costituzionale, sia per quanto riguarda il titolo quinto in particolare, sia per quanto riguarda il Senato. Naturalmente, siccome non è più un programma di 6 mesi, ma di legislatura, immagino che anche Renzi debba minimo discutere, non può presentarsi con una proposta, con un accordo blindato. Questo creerà problemi con l'altro contraente dell'accordo, ma non insuperabili. Per quanto riguarda la cosa di prima, però, permettimi, se io fossi Renzi, candiderei subito Massimo D'Alema, perché Massimo D'Alema, si può dire su di lui quello che si vuole, ma è uno molto bravo, che ha molti contatti in Europa, assolutamente credibile, e il governo italiano ha in questo momento la necessità di fare un pacchetto di mischia che ottenga dall'Europa questo nostro punto di vista sulla ripresa, sullo sviluppo. Quindi penso che Renzi non dobbiamo sottovalutarlo. C'è un Renzi che si presenta come extraparlamentare, lo è sindaco di Firenze. C'è un Renzi che si prepara a gestire il Parlamento con una, se permettete, capacità completamente nuova e diversa rispetto allo schema Franceschini, che è stato terribile quello, votate in modo blindato, questi sono gli accordi. Cosa è successo in questo anno? Che tutti gli accordi li faceva il governo al suo interno, talvolta con i capi di gabinetto, neanche con i ministri, e il Parlamento doveva approvare. Questa cosa non è più possibile, e credo che Matteo Renzi sia sufficientemente spregiudicato per gestire. Non questi... è così forte Franceschini come e nella passata. È andato a fare un altro mestiere, importantissimo per la carriera. Però per il gruppo, la no, i gruppi li controlla. Scusa, Franceschini, no? Come rapporto vedo con Adinolfi, che è il rapporto col Parlamento. Areadem è un raggruppamento coeso, no. È il vero pacchetto di mischia del partito. Io non vedete che per quanto riguarda Forza Italia, rimanere sulla riva del fiume ed aspettare è talmente chiaro, sentendo Mineo e Adinolfi. Non conosco il PD come Adinolfi, però dico che il ruolo di chi gestisce i rapporti col Parlamento è decisivo per il primo ministro. Il ruolo e ha messo Maria Elena Boschi. È molto importante, ma non è ugualmente decisivo. Una cosa è allora, sì, un momento, però Napoli... Ascolti, ma sì. Una cosa, e poi io che non parlo... No, ma io lo vorrei far parlare quando è il momento. No, ma detto vorrei. Una cosa che voglio... E devo dire che faccio un'autocritica. Io faccio l'amministratore, voi lo sapete, da tanti anni, quindi io sono uomo di ente locale. Lo quando vivo, Napoli va così, va sul profilo Anci, questo è Anci. Per quanto riguarda Napoli Anci. L'errore di Forza Italia, e mi rivolgo certamente a Bellagio e alla Ghisleri, nelle ultime elezioni noi perdiamo per lo 0-3. Se avessimo messo 200 amministratori locali nelle liste, in una posizione che potevano uscire o non uscire, ragazzi giovani che correvano e comprendere quello che ha compreso Renzi, che la scuola dell'amministratore locale sul territorio dà una percentuale, piccolo o grande che sia, di importanza enorme, l'ha compreso Renzi e l'ha compreso Del Rio, noi avremmo vinto le elezioni, perché bastavano 100 consiglieri comunali, perché 20.000 voti quei ragazzi che avrebbero corso sul territorio ce l'avrebbero portati. Oggi certamente quando Berlusconi dice dobbiamo ritornare al territorio, comprendere, ha capito come uomo intelligente come lui, che la differenziazione, visto che è così poca, può arrivare proprio dagli amministratori locali, che faceva prima riferimento alla Ghisleri e al nuovo centrodestra, ma che se Dio vuole abbiamo anche noi, che date una sì, spinta ulteriore. Ecco. Allora, Ghisleri, perché dobbiamo chiudere, abbiamo meno di un minuto e volevo chiedere i dati che riguardano quelli che non abbiamo detto, appunto Berlusconi, di NCD l'abbiamo detto in funzione però delle... europee, volevo sapere Forza Italia e poi anche sulla figura di Berlusconi se c'è qualcosa che possiamo dire in chiusura. Diciamo che Forza Italia è intorno al 23%, il NCD viaggia intorno al 4%, intorno al 4,5% abbiamo la Lega e ci sono quasi 2 punti di differenza a vantaggio, questa settimana a vantaggio del centrodestra. È uno sconto tipo 36 a 34 con il centrosinistra che vede un punto in meno al PD ma un punto in più a SEL, il movimento di Vendola. Crescono evidentemente anche, l'UDC noi l'abbiamo considerato all'interno della compagine di centrodestra, ecco, quindi c'è un 1,5% di quel 36% di centrodestra.
Grazie Alessandra Ghiseleri, e con questo dobbiamo proprio chiudere. Naturalmente ringrazio anche tutti gli altri ospiti. Buona giornata a tutti. Omnibus torna domani e dopo di noi c'è Coffee Break.